dicembre ci eravamo lasciati, come dire, un po' stanchi tutti, sicuramente. Abbiamo fatto un tour de force abbastanza impegnativo. E ricordo che l'ultima affermazione personale a nome del Movimento 5 Stelle era la speranza, come dire, di sbagliarsi rispetto a questa riforma sanitaria. Al momento, purtroppo, questa speranza è vana, nel senso che non sembra che questa riforma sanitaria abbia preso una strada di speditezza come sembrava la fretta con cui si è approvata, come sembrava dovesse avvenire. Siamo ancora molto in ritardo rispetto a quelli che dovevano essere, secondo la Giunta, secondo il PD, le tappe forzate con cui si doveva arrivare alla realizzazione di una riforma sanitaria compiuta. Qui non è assolutamente chiaro quando sarà compiuta. Seconda fase, terza fase. A noi sembra che l'obiettivo di dicembre fosse fondamentalmente quello di non sottoporvi a un quesito referendario, alla valutazione dei cittadini, alla valutazione della popolazione rispetto all'indirizzo che era stato preso sulla sanità con la legge 28. Semplicemente questo, l'obiettivo era questo. Perché dico questo? Perché se l'obiettivo vero fosse la riforma così come è stata concepita, che ha per certi versi ha anche un senso, quello di fortificare e dare valore ai territori, ai distretti, alle zone di distretto, a quest'ora, il 31 di marzo, i sindaci e la Giunta il 30 di giugno avrebbe fatto una proposta seria, articolata, sulle zone di distretto. L'avrebbe fatto la Giunta con tutte le competenze che ha, con le sue agenzie, non l'avrebbe nemmeno commissionata all'ANCI, anche perché sembra che Federsanità rinneghi la firma su quel il Presidente perlomeno dice che era all'oscuro del documento. Quindi, diciamo, da questo punto di vista sarebbe estremamente importante anche chiarirsi, però se si vuole dare valore davvero si rispettavano i tempi. Evidentemente, una volta portato a casa il risultato, cioè evitato il referendum, si può prendere tutto il tempo che vogliamo, cosa che noi avevamo suggerito, non c'era tutta questa fretta. Si poteva fare una riforma organica, magari anche condivisa, subito dopo il referendum. È chiaro che avevate ragione a aver paura del referendum, visto il vostro risultato elettorale in Toscana, perché quello che dice Mugnai è assolutamente vero. Gran parte probabilmente del risultato che pagate con il numero di sindaci persi a questa tornata elettorale è legata alla politica sanitaria. È una politica sanitaria che è basata ancora una volta da parte del PD, e ce ne dispiace moltissimo, sulla disponibilità di risorse piuttosto che sul bisogno di salute della popolazione. Questo è il dato di fatto, perché nell'accorpamento e nell'ottimizzazione apicale del sistema si va verso esclusivamente il taglio di personale e il taglio di servizi. E ad oggi le segnalazioni di disservizi sono centinaia. Noi da quando siamo un anno che siamo in regione abbiamo avuto almeno una decina, 15 segnalazioni al giorno di disservizi nel servizio sanitario regionale. Disservizi sotto forma di liste d'attesa, sotto forma di ritardi nell'esecuzione di interventi chirurgici, disservizi nei confronti di come sono organizzate le strutture. Nelle interrogazioni che abbiamo fatto si è scoperto che non ci sono agibilità degli elisoccorsi nei nuovi ospedali. È una cosa che fa acqua da tutte le parti. Fa acqua da tutte le parti. Poi sicuramente noi si parlerà anche alla pancia, come dice qualcuno. Però io lo dico con una certa di attenzione, mettiamola così, sentimentale e romantica, ero molto più contento quando bambini li portavano le cicogne, non quando ci si vanta perché li portano gli elicotteri. Perché questo vuol dire che non c'è un sistema di attenzione vera ai territori rispetto alla salute. Se per fare un parto bisogna chiamare un elicottero, perché non c'è un servizio vicino in grado di gestirlo. Questa è la situazione attuale in Regione Toscana. È una situazione
su cui poi gli tira e molla su Villa Ragionieri. Gli tira e molla su Villa Ragionieri che non sono chiari, che cosa vogliamo fare? Nel frattempo è successo Lucca. Ancora siamo indietro e non abbiamo la relazione della valutazione del rischio clinico su questi due eventi così grossi, che sono sicuramente anche legati alle problematiche del personale, un personale che non viene rimpiazzato. Ancora oggi si prepensionano parecchi soggetti e quando questi soggetti dicono non vorremmo essere pensionati perché siamo ancora in condizione di lavorare, gli viene detto va bene, ora abbiamo l'area vasta, da Figline Valdarno vai a lavorare a San Marcello. Cioè siamo anche al ricatto su questa cosa. Sono cose inaccettabili e questo è il motivo per cui contestiamo questa riforma e continueremo a lottare per una sanità che sia davvero all'altezza di quello che è stata questa regione.